Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabriotico. In questa puntata, dal colore prepping, parleremo di tre temi classici del mondo prepper. Quale zaino scegliere? 40 litri o 120 litri? Quale cibo utilizzare per un bug out bag? Lo scatolame oppure pastigliofilizzati? Quali torce inserire nel bug out bag? Torce elettriche a dinamo oppure torce tradizionali a pile chimiche o torce ricaricabili ad energia solare? Non perdiamo tempo e andiamo subito a affrontare i temi. Vi sono molti zaini di diverse dimensioni e svariegate capacità. Ho scelto un paio di zaini iconici per affrontare appunto il tema bug out bag e del suo volume. Meglio usare uno zaino tattico da 40 litri oppure un grande zaino da camping da 120 litri? 40 litri sono davvero pochi, specialmente perché c'è il problema pratico dell'aria che è in coperte, vestiti, eccetera. Per cui anche stivando separatamente in sacchi tale materiale è fisicamente impossibile ridurre il volume di tali oggetti, a meno che non usiate delle pratiche ma costose buste di plastica per alimenti sottovuoto, sottraendo con una piccola pompetta l'aria contenuta negli oggetti, riducendone il volume. Questo trucco pratico vi permetterà di sfruttare al massimo i 40 litri del vostro zaino tattico, stivando parecchio materiale in più. Tuttavia c'è un problema irrisolvibile. Una volta aperti tali oggetti, quindi estratti dalle proprie buste da cui erano sottovuoto, questi oggetti riassorbiranno l'aria circostante e poi sarà impossibile di mettere a posto le cose dentro lo zaino una volta usati appunto questi oggetti, in quanto l'aria è purtroppo incomprimibile. Quindi è sicuramente più pratico, a mio avviso, optare per uno zaino semplicemente più capiente, come uno zaino da 120 litri, stivando al meglio ogni cosa, ma tenendo sott'occhio sempre il peso del bug out bag, in modo da rendere possibile e ragionevolmente agevole il suo trasporto in spalla. Il problema del cibo. Lo scatolame è sicuramente una forma di cibo sicuro e facile da reperire per un bug out bag da 24 ore, ed è facile aggiornare la dotazione sostituendo con il passare del tempo i prodotti prossimi alla scadenza, in modo da mantenere inalterata la funzionalità della scorta alimentare. C'è però un problema pratico non indifferente: il peso ed il volume incomprimibile dello scatolame, che è rilevante. La tara che c'è da portarsi sul groppone per ogni prodotto che si stiva nello zaino è rilevante. Dato che il bug out bag è concepito per soli 24 ore, può in teoria fare anche a meno del cibo, ma se decidete di mettervi una piccola riserva di cibo, a mio avviso è decisamente meglio stivarvi alimenti liofilizzati, risotti, pasta, zuppe. Il peso di tali alimenti è minimo, così come il loro ingombro. La loro cottura prevede l'uso di acqua ed un piccolo pentolino, oltre ad un fornellino, che però può essere approssimato anche con una stufa pirolitica, che potrebbe aiutarvi a combattere il rischio del freddo. Quindi il mio consiglio è di scartare il cibo in scatola ed optare per pasti precotti e liofilizzati, che sono molto leggeri, occupano molto poco spazio e possono sfamare anche più di due persone. Le torce sono sicuramente un dispositivo che non può mancare in un bug out bag. Meglio usare le torce tradizionali alimentate da pile chimiche, ma che per mantenere in costante funzionalità dovrete cambiare le pile, che possono scadere anche per non uso.
oppure potete optare per torce ricaricabili con pannelli solari. Anche le torce ricaricabili possono diventare inutilizzabili nel lungo periodo perché la batteria accumula l'effetto memoria. Inoltre potreste avere la necessità di usare la torcia in un contesto notturno senza aver avuto precedentemente la possibilità di usare il vostro pannellino solare portatile. Quindi, a mio avviso, tirando le fila, la soluzione ottima e la più elastica è certamente scegliere delle torce a dinamo, le quali sono praticamente quasi eterne. È sufficiente estrarle a ogni ora del giorno o della notte e fare pressione sulla leva d'alimentazione o girare la manovellina per produrre energia elettrica senza alcun limite o vincolo tecnico o d'usura. Ok, questo è più o meno tutto. Un saluto, ciao, alla prossima.